Laudentur Jesus et Maria. Amici carissimi, siamo in una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero dell'uomo che sta andando verso la parte conclusiva, non proprio conclusiva. Adesso si aprirà oggi un capitolo abbastanza grande dopo aver visto la predestinazione e la giustificazione, cioè l'ampio discorso sulla grazia. Quindi sul fatto che nella nostra esistenza noi possiamo raggiungere la conversione, la salvezza e la santità soltanto attraverso la grazia di Dio. Quindi dobbiamo vedere i modi con cui questa, tra virgolette, funziona, quindi come si fa a riceverla, come si fa ad accrescerla, come si perde, che cosa è e le dinamiche di funzionamento. Perché la grazia è veramente un'inversione meravigliosa, ecco, dell'Altissimo, grazie alla quale da un lato noi ci riconosciamo incapaci di salvarci, quindi bisognosi di essere salvati, però dall'altro siamo chiamati a cooperare con la nostra salvezza, quindi è una cosa che noi non potremo mai fare da soli, ma che non si fa senza di noi. Quindi questo tanto per inquadrare diciamo così, il campo di riferimento fondamentale. Allora, passerei subito alla presentazione, ecco, un po' del percorso. È necessario fare alcune premesse, una rapidissima, proprio rapidissima, cenno biblico sui termini usati nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento per indicare ciò che poi i grandi teologi come San Tommaso, Sant'Agostino avrebbero definito grazia e evidentemente poi il patrimonio dogmatico e dottrinale della Chiesa avrebbe fatto proprio questo termine, evidentemente sempre in particolare nel Concilio di Trento, perché penso che abbiamo capito che purtroppo le principali questioni antropologiche sono sorte e quindi la Chiesa ha anche preso l'occasione per definire alcune cose. In seguito alla controversia protestante, perché la visione dell'uomo di Martin Lutero è completamente sballata. E con quella visione, a meno che uno non stia, Dio solo lo sa, in buona fede, nel senso che è stato ingannato in maniera incolpevole, con quella visione si va dritti sparati all'inferno, proprio per direttissima. Perché è praticamente impossibile, ecco, accogliere i mezzi salvifici offerti dal Signore e quindi raggiungere la meta della nostra fede. Io vorrei ammonire da fare attenzione perché purtroppo diversi principi dell'antropologia protestante si sono infiltrati, uso un termine volutamente generico, in alcuni ambienti ecclesiali, chiamiamoli così. Quindi, se qualcuno ascolta queste cose e intende dargli un minimo di credito, io questo è un lavoro, sto facendo queste catechesi proprio sulla base di un lavoro. Queste sono catechesi un po' particolari, no? Quindi sono magari forse un po' pesanti o impegnative, capisco che possano essere definite così, però su questi temi non si può, come dire, né improvvisare né essere superficiali. Quindi io sto seguendo un lavoro che feci a suo tempo proprio per fare un corso di antropologia teologica, quindi un corso, diciamo così, per, non dico per un'università proprio pontificia, però per un istituto di scienze religiose. Quindi, e lo sto seguendo, ecco, perché su questi argomenti è inevitabile dover essere anche un po', come dire, sistematici e puntuali. Ok, allora, detto questo, che cos'è in generale la grazia? Allora, la grazia è un dono soprannaturale conferito da Dio all'uomo per divinizzarlo, cioè abilitarlo ad essere ed agire in modo divino. Questa è la grazia di Dio.
Sapete che per mezzo della grazia di Dio noi siamo chiamati, lo siamo realmente, dice San Giovanni, figli di Dio. Ma un figlio di Dio, anche se per adozione, somiglia al padre. Dio non agisce in modo naturale, Dio agisce sempre in modo divino, soprannaturale, sempre. Quindi, come conseguenza di questo dono, come dire, acquisisce un modo di essere ordinariamente soprannaturale. Vedremo che la grazia è una disposizione stabile che inerisce all'anima, come spiegherà bene San Tommaso d'Aquino. Non è una cosa transeunte. Di per sé è stabile, anche se non è perpetua e non è purtroppo, come dire, immutabile, perché può crescere, può diminuire e si può purtroppo anche perdere. Ora, per esempio, gli effetti della grazia sono fondamentalmente due. Primo l'abbiamo già visto la volta scorsa, quindi fondamentalmente. La rimozione del peccato, quindi l'eliminazione del peccato dall'anima dell'uomo e al tempo stesso la sua divinizzazione. Sono due aspetti complementari. Per esempio, i padri greci, e quindi anche tutta la teologia greco, anche adesso attualmente cattolico orientale o ortodossa, accentuano molto il tema della divinizzazione dell'uomo, mentre la teologia latina, la Chiesa latina, ha più accentuato il tema della salvezza dell'uomo, quindi dal peccato. In ogni caso sono accentuazioni, ma la dottrina della grazia è uno dei punti proprio decisivi sia per la teologia che per il cristianesimo. Se uno non capisce bene questo discorso, è un problema serio. Allora, Antico Testamento. L'Antico Testamento, diciamo che il termine ebraico che più esprime il concetto di grazia, di quello che sarebbe poi stata la grazia, è Chesed. Chesed letteralmente significa benevolenza, misericordia, favore, e questo atteggiamento, che poi si sostanzia da parte di Dio nelle ratifiche delle varie alleanze, caratterizza proprio in maniera ordinaria e stabile il rapporto di Dio col suo popolo. Quindi un atteggiamento di benevolenza, di misericordia, di favore, nonostante in alcune circostanze Dio debba assumere provvedimenti, inviare castighi, agire con severità, eccetera. Nel Nuovo Testamento il concetto è espresso dalla parola charis, infatti piena di grazia, si dice che charithomene, che è il perfetto medio del verbo appunto charizzo, che viene appunto da charis. Charis è la parola, charizzo è il verbo. Ed è anche qui quella benevolenza di Dio, manifestata in particolare nel Nuovo Testamento, nell'opera salvifica attuata da Gesù. Lo stesso regno di Dio nasce dalla benevolenza di Dio. Il grande cultore della grazia e della teologia della grazia è stato l'Apostolo San Paolo. Ora, in San Paolo, la grazia, abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo parlato della giustificazione, la grazia è cosa diversa dalla giustificazione. Perché abbiamo visto che la giustificazione accentua di più, anzi quasi esclusivamente, appunto, devo fare giusto l'uomo, cioè da peccatore lo devo trasformare in giusto, quindi gli devo rimuovere gli ostacoli alla sua santità. Quindi il concetto di giustificazione ha fondamentalmente una valenza negativa, quindi tolgo dall'uomo il peccato. Mentre il concetto di grazia ha una accezione più ampia, giustificazione, ma anche santificazione. Se vogliamo dirla alla greca, divinizzazione dell'uomo, è la stessa cosa.
San Paolo fa ampi discorsi sulla grazia in tutte quante le sue varie i vari riferimenti alla teologia battesimale, quindi a essere nuove creature, eccetera, eccetera. E San Paolo insiste tanto sul dono dello Spirito. Vedremo che la grazia può anche essere, diciamo così, comunemente definita come la presenza e l'azione dello Spirito Santo in noi. Ora, per San Giovanni, la santificazione, che è l'effetto preponderante della grazia, è una partecipazione alla vita divina. A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. La vita divina si comunica col battesimo e con l'Eucaristia. Ovviamente l'importanza dello Spirito Santo è preponderante, si pensi a tutto quanto, alle cinque volte e alle cinque caratteristiche dello Spirito Santo nel discorso di addio, capitolo 14-16 del Vangelo di San Giovanni. E per esempio la parabola della vite o la preghiera sacerdotale di Gesù, Giovanni 17, danno un'idea della grazia come partecipazione alla vita stessa di Dio. Sapete che Sant'Agostino è chiamato il dottor Grazia, quindi la più grande sistematizzazione, diciamo così, della grazia di Dio, la fatta Sant'Agostino. Ora, mentre abbiamo avuto modo di notare che nell'elaborazione delle dottrine sulla predestinazione e la giustificazione, Sant'Agostino purtroppo si è lasciato, come dire, trascinare da una verve polemica un po' eccessiva, anche per carità, spinto dalla necessità di difendere l'ortodossia cattolica, sulla grazia è stato assolutamente grandissimo, veramente perfetto quasi. Dico quasi, non perché non ho stima di Sant'Agostino, no, lasciamo proprio la dizione di perfetto all'essere perfettissimo. Però l'insegnamento di Sant'Agostino sulla grazia è veramente esemplare. Allora, l'approfondimento della grazia, anche l'approfondimento di questo tema, avviene nella polemica con Pelagio. Tanta è stata la polemica tra Agostino contro Pelagio, perché fondamentalmente per Pelagio la grazia si riduce al libero arbitrio ed alla capacità di non peccare. Dovremmo ricordare che per Pelagio l'uomo è fondamentalmente un uomo buono. D'accordo? Il peccato originale è stato un cattivo esempio che ci abbiamo messo davanti agli occhi, ma siamo rimasti liberi e per cui noi possiamo tranquillamente usare la nostra libertà per il bene e giungere attraverso il libero arbitrio e al soletto uso alla capacità di non peccare. Tanta roba, eh? Invece Sant'Agostino spiega assai opportunamente che la grazia non si può identificare con il libero arbitrio o ridurre al libero arbitrio, perché il libero arbitrio è una caratteristica dell'essere umano ben distinta dalla grazia. Il primo è ferito, quindi è incapace di operare il bene. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Dopo il peccato originale, purtroppo, il nostro libero arbitrio è intaccato, lo spiega bene San Paolo nei capitoli, soprattutto 8, ma anche 7 della lettera ai Romani. Io molte volte riconosco che la legge di Dio è buona, quindi dico, voglio fare quello che Dio vuole. E proprio quando mi metto in testa di fare questo, mi ritrovo davanti il peccato e la caduta nel peccato. Questo si vede soprattutto non tanto nei peccati di malizia, ma nei peccati, per esempio, di debolezza e di difetto. Tutti sappiamo, che ne so, chi è irascibile, quante volte ha fatto il proposito di stare calmo. E quante volte ha dovuto avere la mortificazione, tornare in confessionale, a riconfessare la stessa cosa. Quindi la grazia è
è un dono gratuito di Dio che consente al libero arbitrio che è ferito di poter operare quel bene che conosce, ma che lasciato a se stesso nella condizione di natura decaduta non ce la farebbe a compiere. Quindi, dice Sant'Agostino, l'uomo è creato con libero arbitrio e questa è la sua natura e riceve la legge, cioè la dottrina. Cosa scrive San Paolo? La legge è stata un pedagogo. La prima cosa che ti ha dato è la legge, perché la prima cosa che tu devi conoscere è il cammino della vita. Però dopo la legge è venuta la grazia, perché soltanto con la legge non ci si va in paradiso. Perché se tu non c'hai la grazia, non sarai capace di osservarla la legge, non di osservarla sempre, non di osservarla tutta e nemmeno di osservarla con meriti soprannaturali. Quindi, il libero arbitrio è la natura, la legge è la dottrina, ma lo Spirito Santo, la grazia, è ciò che suscita nel cuore dell'anima, nel cuore dell'uomo, l'amore e il piacere di quel sommo bene che è Dio e che quindi abilita ad agire in maniera soprannaturale. Quindi la grazia si potrebbe definire, e così fa Sant'Agostino, un aiuto per operare il bene che si aggiunge alla natura, l'uomo per natura è libero arbitrio, e alla dottrina, cioè alla dovuta conoscenza che si deve acquisire della legge di Dio. Ancora, sempre Sant'Agostino, La grazia fondamentalmente rimuove due ostacoli: l'ignoranza della mente. È per grazia di Dio, se no che noi, se non facciamo resistenza, quindi siamo illuminati sul vero. Essere illuminati nella verità è una grazia. Quindi l'ignoranza è rimossa dalla grazia, ma anche la debolezza della volontà è un ostacolo rimosso dalla grazia di Dio. Oggi, il giorno in cui cade questa catechesi, si festeggia una delle tantissime martiri, però un po' famosa perché una delle sette martiri, vergini martiri del canone romano, che è Sant'Agata. Sant'Agata ha affrontato dei combattimenti veramente impressionanti prima della morte per martirio, come ha fatto attraverso l'aiuto della grazia di Dio. Questa grazia e la sua azione produce la progressiva divinizzazione dell'uomo, cioè i santi sono nient'altro che persone che hanno vissuto fino in fondo la vocazione a essere figli di Dio, quindi ad essere e ad agire come Lui, quindi in maniera soprannaturale e divina. L'artefice della grazia, chi è? È Cristo in quanto uomo Dio, che restando ciò che era, cioè Dio, ha preso ciò che era nostro, l'umanità, perché noi potessimo ricevere ciò che è suo, appunto la grazia e la divinizzazione. C'è quel cantarello, quella canzoncina che si canta durante i canti di offertorio, diciamo così, non solenni, no? Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Questo è uno degli esempi in cui la sapienza e la semplicità popolare con poche parole per esprimere altissimi concetti teologici, no? Ora, il fondamento della grazia e della possibilità della divinizzazione, questo è un concetto molto importante, è la creazione dell'uomo come capax Dei, cioè creato ad immagine e somiglianza di Dio. E qui Sant'Agostino pone le basi per una cosa che poi spiegherà, lo vedremo subito bene, San Tommaso, e che è di capitale importanza, cioè che la grazia, pur superando la natura, poggia su di essa.
Tu dici, perché è così importante questo aspetto? Importantissimo. Perché già da questa considerazione noi capiremo subito che la grazia, punto primo, non opera in modo automatico e punto secondo, non opera mai, quindi in modo automatico vuol dire senza di noi. E punto secondo, non opera in maniera indipendente da quello che noi siamo. Quindi non senza di noi e non senza la nostra cooperazione, e che però gli viene data in base a quello che concretamente trova. Avremo modo tra poco di approfondire bene questo tema. Allora, San Tommaso d'Aquino, come sempre, sistematizza e, come dire, classifica anche bene tutti quanti i dati provenienti da tutto il percorso teologico di oltre 1000 anni che lo ha preceduto, e fa un discorso molto chiaro e sistematico. Allora, anzitutto lui ha scritto proprio un trattato, il De Homine, in cui, tra altre cose, tratta per esteso il tema della grazia nelle questioni dalla 109, dalla 109 alla 112. Anzitutto, la 109 afferma apoditticamente la necessità della grazia. La grazia è indispensabile, secondo Sant'Agostino, non semplicemente per compiere, secondo San Tommaso, scusate, non semplicemente per compiere il bene, ma per meritare la vita eterna. Ci sono dei beni naturali che sono alla portata dell'uomo, no? Un delinquente può avere un amico e potrebbe fare delle cose buone nei confronti di questo amico, aiutarlo se sta in difficoltà, mantenere la parola data a quest'amico, essere leale nei suoi confronti. Ah, ma è un delinquente, quindi come fa a fare il bene se non c'è la grazia di Dio? Ma questi sono beni naturali. Non sono beni che meritano la vita eterna. Perché la presenza della grazia in noi, quindi l'agire in forza della grazia, rende il bene che facciamo non solo possibile o più facile, ma anche meritorio della vita eterna. Quindi degno di una ricompensa soprannaturale. Un'altra cosa. La grazia di Dio è indispensabile per potersi convertire. Si dice anche nel nostro linguaggio comune che la conversione è una grazia. Che significa? Se noi ci pensassimo bene, significa che se tu non hai una mozione, si chiama così tecnicamente, preveniente di Dio, la tua volontà, se è priva della grazia, quindi stato di peccato mortale, non si volgerà da sola, non lo può fare al bene. Questo significa la schiavitù del peccato. Quindi, capite bene che perché non si deve fare mai nessun peccato mortale? San Tommaso usa parole molto chiare di fuoco per spiegare questo concetto. Perché se tu fai un peccato mortale, per quanto sta in te, tu ti metti nella condizione di essere spacciato. Perché una volta che tu hai varcato quella soglia, hai passato quel Rubicone, col peccato mortale tu diventi schiavo di Satana. E si instaura una dinamica analoga, qui sulla terra, grazie a Dio, è diversa, a quella dell'inferno. Sapete perché dall'inferno non esce nessuno? Perché Satana non glielo permette di uscire a nessuno, e nessuno può vincere Satana. Capite? Perché l'inferno è eterno? Perché da lì non esce nessuno. Alzi la mano chi è capace di mettersi a combattere contro il principe dei demoni e vincere. Prego, si accomodi.
Ma se io commetto un peccato mortale, io divento schiavo di Satana, per cui anche qui, per quanto sta in me, io da questa cosa non ne uscirò mai. Solo che in questa terra ne siamo ancora salvabili, perché siamo esseri umani. Quindi io non ne uscirò mai, a meno che non mi arrivi una grazia di Dio che mi dà la possibilità di convertirmi. Oh, ma quella grazia di Dio bisogna comprarla, tra virgolette, neanche troppo virgolette. Padre Pio non c'è nessuna remora a dire che le grazie di Dio si comprano e costano. Cosa ha detto la Madonna a Fatima? Così capiamo anche queste cose, no? Pregate e fate sacrifici, perché un sacco di gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Che cosa devi pregare e sacrificarti a fare? Perché il peccatore non pregherà e non si sacrificherà per questa cosa. Non solo, la preghiera del peccatore non è gradita a Dio come la preghiera di chi sta in grazia. Quindi, se qualcuno non prega per quel tizio lì o quella tizia lì, e facendoci anche quella persona andrà all'inferno senza dubbio, perché metterti in stato di peccato mortale vuol dire consegnarti come schiavo di Satana, e una volta che tu hai perso la grazia, da te non la puoi riacquisire. Emma e Claire, sono stato chiaro? Capite che pazzia che è? Quindi senza la grazia non c'è possibilità di conversione. Perché cos'è la conversione? E che cos'è la grazia della conversione? San Tommaso lo spiega benissimo. Tu stai in una condizione di distanza, quindi di prostrazione, di lontananza da Dio. Dio, mosso dalle preghiere, dalle offerte di qualche tuo simile, perché la grazia, attenzione, ce l'ha meritata nostro Signore, e stop. E per chi ci crede per adesso, io ci credo già da adesso, ce l'ha commeritata insieme a lui Maria Santissima, perché il motivo per cui il concetto di corredenzione è osteggiato da un sacco di gente è questo. Perché dire che la Madonna è corredentrice vuol dire che ha cooperato non solo alla distribuzione della grazia, cioè una volta che la grazia è stata comprata, perché è stata comprata dal sangue dell'agnello e a prezzo carissimo. Una volta che è stata comprata, che succede? È come se tu compri qualcosa, che ne so, io compro un autotreno di viveri, di vivande, e poi le devi distribuire agli affamati. Allora, innanzitutto c'è bisogno di chi la compra, perché se c'hai di distribuire, distribuisci niente. Poi c'è bisogno di qualcuno, di qualche volontario che li distribuisce. Quando noi preghiamo e ci sacrifichiamo per un peccatore, noi stiamo, come dire, operando come distributori, cioè io sto chiedendo al Signore che quel patrimonio che lui ha acquistato arrivi a quella persona per cui sto pregando e che campa qui ed ora. Quindi io mi faccio, come dire, mediatore non dell'acquisto della grazia, perché nessuno può acquistare la grazia, né per sé né per gli altri, ma del fatto che sia distribuita a quella persona particolare. Nessuno dubito che la Madonna agisce in questo modo, perché questo possiamo farlo anche noi. Ma molti dubitano che la Madonna ha cooperato all'acquisto della grazia, cioè vuol dire che sotto la croce c'era anche lei, non soltanto a ricevere donne con due figli, ma ad offrire un medesimo sacrificio al Padre per la redenzione del mondo, a riconciliare il cielo e la terra. Quindi, questi concetti speriamo che siano chiari, eh? Un'altra cosa molto importante, a che altro serve, ragazzi? Quindi San Tommaso dice, uno, la grazia serve non soltanto per compiere il bene, ma per meritare la vita eterna. Due, la grazia serve per poterti convertire, se no non ti convertirai mai. Terzo, la grazia serve per rimuovere, non soltanto per togliere il peccato originale, questo lo sappiamo, ma per rimuovere le conseguenze del peccato originale, in primis il fatto che la nostra volontà di per sé è ribelle a Dio. Perché noi siamo passati,
per colpa del peccato originale, da una volontà naturalmente orientata verso Dio e verso il bene, ad una volontà che è purtroppo naturalmente orientata verso il male. Per cui se io, ecco perché il motto dei satanisti di Aleister Crowley è fai quello che vuoi, perché se tu lasci le briglie sciolte alla tua volontà così come sta post peccato originale, sicuramente farai un sacco di guai. 100%. Capite in che condizioni stiamo? 100%. Se tu fai quello che vuoi, senza essere stato giustificato e graziato, tu combinerai soltanto un autotreno di guai. Ecco perché il capo dei satanisti, il fondatore dei satanisti, aveva come motto Do what you wish. Fai ciò che vuoi. Un'altra cosa importantissima. La grazia di Dio è indispensabile per perseverare nel bene. Perseverare fino alla fine, come dice Gesù nel Vangelo, è impossibile senza la grazia di Dio. Padre Pio pregava tutti i giorni: Signore, donami la grazia della perseveranza finale. Credo che vedremo, quando arriveremo al Concilio di Trento, che c'è proprio un paragrafo del Concilio di Trento che dice la perseveranza finale è cosa distinta dalla conversione ed è un dono particolare che è frutto della grazia di Dio e che bisogna impetrare da Dio. Spero tutto chiaro, eh? Ora, la Quaestio 110 del trattato De Omine è dedicata allo studio dell'essenza della grazia. Quindi, e qui San Tommaso, guardate, quando sale in cattedra è veramente qualcosa di spettacolare. Allora, c'è anzitutto, qui lui ricapitola tutto, c'è anzitutto la predestinazione. Cos'è la predestinazione, in due parole? È il piano eterno di Dio per salvare l'uomo. Non ripeto tutte le cose che ci siamo detti a suo tempo sulla predestinazione, che non esiste nessuna predestinazione, Dio non predestina nessuno alla dannazione, eccetera, eccetera, no? La grazia e la giustificazione sono l'esecuzione di tale piano. Sto piano deve essere realizzato, no? Ok? Dopo il peccato dell'uomo, il piano era completamente compromesso, quindi bisogna ripristinarlo. Allora ci sono i passaggi, la giustificazione e la grazia. Primo, il passaggio dal regno del peccato al regno della grazia che avviene attraverso, abbiamo visto la volta scorsa, la giustificazione. Secondo, la vita di grazia. La grazia, secondo San Tommaso, è un dono permanente, attenzione, abituale, conferito da Dio al giustificato. Cioè è una qualità, lui la chiama così, o forma dell'anima ovviamente, che rende capace di raggiungere i beni soprannaturali con soavità e prontezza. Continua San Tommaso affermando che la grazia inerisce stabilmente, attenzione, all'essenza dell'anima, e le comunica la natura divina. Quindi il grande lavoro della grazia in noi si riduce, e qui San Tommaso ovviamente segue Sant'Agostino, perché questo è, alla giustificazione del peccatore e il renderlo partecipe della vita divina. Oh. Qui un'altra grande lezione di San Tommaso è la divisione della grazia. Anche qui è un po' tecnico, però è stupendo. Allora, anzitutto c'è la cosiddetta grazia santificante, quella di cui parliamo ordinariamente quando si parla di grazia. La grazia santificante, no?
Tecnicamente in latino si chiama la grazia gratum faciens, cioè quella che ti rende grato, gratum faciens, letteralmente significa che fa grato. Perché fa grato? Perché chi la riceve deve essere per forza grato al Signore, d'accordo? Ecco, perché questa grazia è indispensabile per essere salvati, per raggiungere la salvezza meglio, ed è quella concessa da Dio all'uomo per ricongiungerlo a sé mediante la santificazione. Poi c'è un'altra grazia che si chiama tecnicamente non gratum faciens, ma gratis data, cioè letteralmente significa grazia data gratuitamente. Qual è? Sono quelle grazie concesse agli uomini perché cooperino a far tornare altri uomini a Dio, cioè mentre la grazia gratum facens, cioè la grazia santificante, serve a te perché tu diventi santo, una grazia gratis data serve alla santificazione degli altri. Cioè, facciamo un esempio un po' noto anche troppo di questi tempi. Se una persona vede la Madonna in un'apparizione pubblica e riceve dei messaggi per tutta l'umanità, sì, certamente ha avuto una bella esperienza a vedere la Madonna, ma quella non è una grazia avuta per lui. È funzionale al fatto che doveva ricevere certi messaggi e dirli al mondo perché fossero salvati gli altri, non lui. È chiaro che la Madonna non apparirà mai, mai, cioè non gli appare, non gli appare, se non in straordinarissime eccezioni, a un peccatore incallito. Io straordinarissime eccezioni perché abbiamo per esempio il caso di Bruno Cornacchiola, quella è un'apparizione autentica al 400%, che però anche lì, sì, spero che gli è apparsa dandogli il colpo di grazia quando era ancora peccatore, però è anche vero quello che gli disse, quello che la Madonna disse alla Madonna, no? A Bruno, che quella grazia che riceveva, quindi di avere questa manifestazione soprannaturale perché potesse lasciare la setta protestante, era stata acquistata dal fatto, giustificata dal fatto che lui aveva accettato, non essendo il miscredente, stato il miscredente che era, e l'essersi avvicinato ai gruppi protestanti, di fare i primi 9 aperti del mese. Ok. In ogni caso, la grazia gratis data, spiega San Tommaso, potrebbe anche essere data ad una persona che di per sé non è tutto questa grande, ok? Perché, ripeto, non serve la santificazione propria, ma la santificazione altrui. Poi c'è la grazia operante, che è quella che proviene direttamente ed esclusivamente da Dio ed ha come effetto la giustificazione del peccatore. Per esempio, la grazia della conversione è di questo genere. E poi invece c'è la grazia cooperante, cioè quella con cui Dio aiuta la volontà a compiere gli atti di virtù che ha come effetto il merito. I meriti ci stanno, eh. Ci stanno i meriti, e tu in forza del merito meriti la vita eterna. E ci stanno i demeriti, in forza dei quali, cioè i peccati, tu meriti l'inferno. A ragione di stretta giustizia. Poi c'è la grazia preveniente, cioè che è quella che appunto previene l'agire della persona e quindi produce degli effetti benefici. E poi c'è la grazia susseguente, cioè quella derivante da effetti antecedenti. Infine c'è la grazia abituale, che è quella che dimora stabilmente nella persona, dal battesimo in poi c'è, se non si commettono peccati mortali rimane. E invece c'è la grazia attuale, che è una mozione con cui Dio muove transitoriamente l'intelletto e la volontà perché compie cose a lui gradite. Tanto per fare un esempio, una grazia attuale può essere una santa ispirazione, no? A compiere appunto qualche cosa di gradito al Signore.
tu la vuoi mettere in atto o la vuoi non mettere in atto. In quel caso, nel primo caso, sfrutti una grazia attuale, quindi traffichi, impieghi una grazia attuale per il bene, nel secondo caso la sprechi. Nel numero 112 si parla anzitutto della causa della grazia. Chi è la causa della grazia? È Dio. Questa grazia suscita anche il primo moto del libero arbitrio con cui l'uomo si prepara all'infusione proprio della grazia in senso stretto. Cioè, è chiaro che in tutte quante queste operazioni ci deve essere sempre una cooperazione conseguente dell'uomo. Ma se Dio non, come dice San Paolo, suscita in noi il volere e l'operare, suscita non vuol dire che lo coarta, d'accordo? O che lo induce in maniera irreversibile. No, il suscitare. D'accordo? Sì, è proprio un'operazione, una terminologia che dice, bene, questa cosa è stata suscitata, ma io la devo assecondare quantomeno, non respingere. La posso fare? È certo che lo posso fare, se no non sarei realmente libero. Ecco, interessantissimo, interessantissimo. Il discorso che San Tommaso fa sui meriti, perché il discorso sui meriti deve essere fatto, deve essere. Non è che si dice, ah, siccome c'è la misericordia di Dio, i meriti non servono a niente, ma chi l'ha detto questa cosa? Lo diciamo tutte le mattine nell'atto di speranza. Mio Dio, spero della tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla. Con le buone opere che io debbo e voglio fare, la vita eterna si merita? Certo che si merita. Meritarla non vuol dire che io me la vada a conquistare da solo, indipendentemente da Dio. Ma questa è una cretinata, questa qui. Perché stiamo dicendo il contrario da tutta la durata di questa catechesi e anche oltre. Quindi l'iniziativa di Dio, però, richiede da parte di Lui stesso la nostra cooperazione. E infatti, quando parla del merito, San Tommaso dice: sì, i meriti sono meriti reali, ma la grazia è la radice del merito. Per tre motivi. Primo, perché solo le azioni di un giustificato meritano la vita eterna. Se io faccio un'opera buona stando in grazia di Dio, merito la vita eterna, ma la merito perché sto in grazia di Dio. Ma io non starei in grazia di Dio se la grazia non avesse dato di poter essere in grazia di Dio. Spiego. Ancora, quel bene meritorio, quindi quell'azione meritoria, non la potrei compiere senza la grazia di Dio. Ecco perché Santa Caterina da Siena diceva sempre di sé: io sono il nulla più il peccato, senza farsi venire la depressione, perché è la verità. Il nulla perché senza di me, qui stiamo dicendo ciò che Gesù dice nel Vangelo, senza di me non potete fare nulla di buono, tra virgolette. Quindi per questo io sono il nulla. Però più il peccato, perché senza di me non potete fare nulla di buono. E quindi che cosa facciamo se non facciamo nulla di buono? Tutto male. Terzo motivo per cui la grazia è la radice del merito è perché il fine a cui tendono i meriti, qual è il fine dei meriti? Lo dice l'atto di speranza. La vita eterna, con le buone opere, io posso meritare la vita eterna con le buone opere che io debbo e voglio fare. Ma la vita eterna è meta al di là della portata dell'uomo. Nessuno può venire a me se non l'attira il Padre mio. Dio nessuno l'ha mai visto e non lo può vedere.
Dio abita una luce inaccessibile. Il merito cui coopera il libero arbitrio e in tutte queste operazioni si chiama tecnicamente merito de condigno. Appunto, in latino c'è cum, cioè io non faccio un'azione meritoria perché sono da solo, no, ma la faccio con qualcuno che è degno, cioè con lo Spirito Santo. Quindi è un merito, sì, ma non è un merito in senso stretto, in senso assoluto, altrimenti si chiamerebbe con un altro termine che è merito decongruo, perché il merito assoluto è quello che una persona consegue, scusate, semplicemente per quello che fa da sé e quindi per quello che merita da sé in sé per sé. Ma nessuno di questi meriti noi li possiamo conseguire agendo da noi stessi, per i motivi che San Tommaso ha spiegato. Perché la radice del merito è la grazia stessa. Attenzione, la giustificazione non si può meritare. Noi possiamo meritare, vedremo, l'aumento della grazia in questa vita e la vita eterna, sì, e della gloria nell'altra, ma la giustificazione non si può meritare. Perché? È facilissimo. Perché se io, essendo peccatore, non posso compiere alcuna azione utile alla salvezza, non potrò mai meritare la giustificazione nel senso stretto, mai e per nessun motivo. Qualunque cosa faccio, anche se facessi una caterva, un'autotrena infinita di beni umani. Certo, se io faccio una caterva infinita di beni umani, queste azioni mi predispongono al dono della giustificazione, ma non lo meritano. Invece, se io stando in grazia compio opere meritorie, succedono due cose, queste ricordiamole. Per esempio, chi non capisce bene queste cose qui, non capirà mai, per esempio, la consacrazione totus tuus di cui parla San Luigi Maria Grignion da Monfort. Perché questi due aspetti del merito, cioè l'aumento della grazia in questa vita e della gloria nell'altra, sono strettamente personali. Io faccio un rosario, detto bene, questo rosario, terminato il rosario, la mia grazia abituale sarà aumentata, aumenta la grazia. Per chi non ci crede, perché l'angelo ha detto alla Madonna, ave piena di grazia, adesso lasciamo perdere l'etimologia di Checaritomene, se no stiamo a parlare un altro quarto d'ora. Piena di grazia vuol dire che ha fatto il pieno della grazia. Tu ce l'hai il pieno di grazia? Io ce l'ho il pieno di grazia? Cioè ce n'ho talmente tanta che più di così non se ne potrebbe avere? Non scherziamo, no? Quindi la grazia aumenta. E attenzione, quello stesso rosario non soltanto mi fa aumentare la grazia santificante qui, ma mi procura un gradino di gloria maggiore nel cielo, perché dire un rosario è un atto della virtù della preghiera, la preghiera è una parte della virtù della religione, che è la parte principale della virtù cardinale della giustizia. Qui rimando a catechesi e testi, adesso sta anche. Tra poco uscirà un libro sulle sette virtù, no? Quindi ci sono anche altri due aspetti del merito, cioè un'azione meritoria non procura soltanto un aumento di grazia, ma anche una espiazione della pena. Perché i peccati rimessi quanto alla colpa richiedono di essere poi espiati dinanzi alla divina giustizia con una pena e al tempo stesso, oltre che essere espiati, devono essere riparati, devono essere purificati. Questo aspetto del merito io posso, in forza del principio della comunione dei santi, compiere
condividerlo. Dico, allora, Signore mio, le opere buone che faccio non vadano a sconto dei miei peccati, ma vadano a sconto dei peccati di un mio fratello. Lo posso fare? Certo che lo puoi fare. Altro aspetto, quindi capite che i meriti si distinguono in impetratori, e sono questi due. No, i meriti di accrescimento di grazia, i meriti di accrescimento di gloria, i meriti espiatori o satisfatori, quelli di cui ho appena parlato, e poi i meriti impetratori. Con quello stesso rosario io posso impetrare grazie. Ecco, ma i meriti in quanto impetratori io posso privarmene e cederli ad un altro. Quindi ottenere grazie da Dio. E questo io posso cederlo alla Madonna perché con le mie buone opere faccia scendere una pioggia di grazie su chi vuole lei. Questa è la consacrazione totus tus parte, la consacrazione totus tus, no? Ora attenzione, due cose, due frasi, due cult di San Tommaso d'Aquino e sono: la prima, la grazia presuppone la natura e la porta a compimento. Facciamo subito un esempio, così ci andiamo a sentire qualche altra catechesi. Se io sono una persona che ha una, come dire, una personalità umana non sanata, non equilibrata, ha voglia di rosari. Con questo non sto dicendo che non si devono dire rosari, non voglio fare il... Ma se io non intervengo sulle storture della mia natura umana, quindi storture che si possono correggere a livello umano, la grazia che cosa porterà ad elevazione? Non porta ad elevazione un qualche cosa che è, capite, che è rovinato, no? Non so se mi spiego. Facciamo subito un ulteriore esempio. Io sono complessato. Questi sono problemi umani. Complessato significa che mi sento inferiore e ho bisogno di qualche ruolo, qualche posto, qualche situazione che mi faccia in qualche modo sentire importante e realizzato. E mi metto a lavorare in parrocchia. Quante ce ne stanno di queste cose qui? Allora, come sarà quel lavoro che faccio? Un disastro. Perché se io lo faccio in questo modo non sarò capace di collaborare con nessuno. Il primo che si avvicina lo considererò un nemico. Cercherò di fargli le scarpe, di metterlo nella sua cattiva luce nei confronti del parroco. Perché guai se mi toglie, come dire, questa cosa che per me, che ne so, andare a mettere a posto i fiori oppure accendere io le candele quando comincia la messa. Guai a chi, se qualcuno si azzarda, come ti permetti tu a fare questa cosa qui? Ah, tu vai a messa tutti i giorni, magari se fai questa cosa qui, e hai però questo comportamento. Quante comunioni ti sarai fatto sopra? Tante, no? Secondo te, con tutte quelle comunioni, uno la smette di fare così? Assolutamente no. Assolutamente no. Perché se tu non hai l'umiltà di metterti davanti al Signore, o anche farti aiutare da qualcuno, perché magari qualcuno ti vuole dire qualche volta, dice, oh, ma che stai a fare? Ma che sei malato di mente? Ma ho acceso una candela e mi fai una piazzata, ma ti sembra normale? E tu ci devi pensare, perché quella è una grazia che
Per farti pensare, perché se tu non correggi quella struttura della natura, quella non si corregge da sola, eh. Non si corregge da sola. Uno. Due, sempre San Tommaso d'Aquino, nessuno può sapere con certezza di essere in grazia di Dio. Te cose sarebbero state poi, come dire, trasformate in dogma, lo vedremo la prossima volta, che adesso dobbiamo chiudere, dal Concilio di Trento. Ma solo inferirlo da alcuni indizi. Non voglio rovinare la notte, per chi non sta seguendo la diretta, altri momenti della giornata, a nessuno, ma io, Don Leonardo Maria Pompei, non posso essere sicuro di stare in grazia di Dio. Non posso. Lo si può inferire da alcuni indizi. Quali sono? I frutti dello spirito, l'amore, la gioia, la pace, la testimonianza della buona coscienza, la chiama San Paolo, no? Quindi, vivi fondamentalmente una situazione di amore effettivo e affettivo nei confronti dell'Altissimo, cerchi di trattare il prossimo, come dire, decentemente. Ci fai almeno, ti sforzi di farci attenzione, insomma, con un minimo di carità. Se vivi una situazione ordinaria di gioia e di pace veramente soprannaturale, la tua coscienza ti rimorde qualcosa circa il presente o circa il passato, ecco, tutte queste cose qui passano un test positivo e dice. C'è qualche seria possibilità che stia in grazia di Dio. Ma la sicurezza assoluta non possiamo averla. E sapete perché? Perché noi non sappiamo con certezza, lo sappiamo ordinariamente, se Dio ci ha perdonato tutti quanti i peccati. Perché potrebbe darsi che alcuni, in maniera consapevole o inconsapevole, non li abbiamo confessati o non li abbiamo confessati bene, per esempio. San Francesco d'Assisi, non San Tommaso d'Aquino, quando ricevette le stigmate, questo si vede in qualcuno dei film di San Francesco, lui stava sul Monte della Verna, passando le giornate in lacrime, perché diceva: Il Signore avrà perdonato i peccati della mia gioventù, oppure. Ma non è che qua tutta questa storia che ho fatto con questi frati minori è stato un inganno colossale? Ma che cosa ho combinato? Ha sofferto delle pene terribili. E poi il Serafino l'ha ferito con sta mani e piedi, è stata la risposta più eloquente di quella, non poteva darla il nostro Signore. Tu dici, ma come faceva San Francesco a pensare una cosa del genere, per questo motivo. Ora mi raccomando, l'uso di queste informazioni, se no mi tocca recitare il proverbio che ho citato oggi durante l'omelia, che questo fa riferimento di nuovo al punto primo, che la grazia presuppone la natura, che omnia recipitur ad modum continentis, cioè sapere questa informazione non è che serve a. Che uno comincia a sclerare, oh, non sto in grazia di Dio, ah, devo fare un'altra confessione generale, ah, ne faccio un'altra 50, ah, ne faccio altre 100. Non è questo il senso. Non è questo il senso. Ma San Paolo dice: attendete la vostra salvezza con timore e tremore, oppure chi crede di stare in piedi, badi di non cadere. Quindi, cioè, dobbiamo sempre camminare in quella valle santa dell'umiltà. Che ci fa appunto volare bassi, no? Dice, Signore mio, a me sembra di volerti un po' di bene, di provarci a servirti un po', mi sembrerebbe che sto lontano dal peccato, almeno da quello che ho messo a occhi aperti, però tu sai tutto, se qualcosa ci fosse che io non sono consapevole, fammelo capire, come disse Santa Giovanna d'Arco quando le fece la domanda, tu sei in grazia di Dio? Così capite, no? L'ho detto tante volte, sta domanda comunque risponde, passa ai guai, perché se dice sì, lo sono, ah, sei eretica, perché
Concilio di Trento dice, ha sottoscritto, come vedremo la prossima volta, ci ha messo, ha fatto copia e incolla con questa, con la seconda frase di San Tommaso. Quindi se tu dici sono in grazia di Dio e lo affermi con certezza, stai contraddicendo il canone tridentino e quindi sei eretico. Se rispondeva non sono in grazia di Dio, peggio! Allora sei una strega, allora abbiamo ragione noi che tu altro che sei inviata da Dio per aiutare il re di Francia, tu sei una fuori di testa, quindi arrogo. Capite, no? E capite anche perché non si fanno mai le domande dirette. Lei è stata brava, degna discepola di Gesù, che pure lui ci hanno provato un paio di volte a metterlo al ring, cioè con la schiena sulle corde del ring, ma lui non è uscito alla grande, dalle corde, e ha detto, se lo sono, Dio mi ci mantenga, e se non lo sono, Dio mi aiuti presto ad entrarci. Ecco, se pensiamo così, non ci sbagliamo mai, e siamo al sicuro da sgradevoli sorprese. Bene, possiamo certamente mettere punto, che siamo andati anche un po' fuori il tempo massimo. Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga, laudentur Jesus et.